Gentili utenti di Cerignola Viva, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra l'Allianz Udas e Cefalù, vinta da Cefalù 100-76. Siamo in compagnia di coach Luigi Marinelli. Coach, è arrivata una sconfitta, diciamo, pesante dopo la bella prova all'andata contro Cefalù, forse ci si aspettava qualcosina in più. Anche noi ci aspettavamo qualcosina in più, però devo dire che Cefalù ha fatto una grande partita, ha avuto delle percentuali da tre pazzesche, abbiamo cercato di alternare uomo zona, ma siamo riusciti ben poco. Loro hanno, come avevo detto in settimana, un grande playmaker, Cooper, che comunque ha trovato vantaggi, e gli altri sono stati bravi comunque a mantenere questo vantaggio e a realizzare dei tre punti. Sicuramente all'andata è andata meglio, l'abbiamo tenuto meglio, abbiamo giocato meglio di squadra anche in attacco, oggi un po' slegati in attacco e anche sfiduciati, perché poi non riuscivamo mai a fare un break decisivo perché loro comunque puntualmente ci punivano. Per la prima volta in questa stagione l'Udas in casa soprattutto è stata messa a dura prova così sotto, ecco, che cosa è mancato secondo lei per portare a casa la vittoria? Ma come ti ripeto, in attacco perché ci siamo disuniti, innervositi, magari avevamo fretta di recuperare lo svantaggio, invece loro comunque sono stati bravi sempre a far canestro e quindi il vantaggio lo aumentavano. Guardiamo ora la partita di Pozzuoli, che era la partita, che è la partita per noi decisiva. In una gara come quella di oggi, che cosa c'è da salvare? Da salvare non è detto, pensiamo solo a Pozzuoli. Abbiamo la forza per andare a vincere anche a Pozzuoli, così come abbiamo dimostrato a Cefalù, a Vieste o a tante altre trasferte. Ben venga anche questo divario, ti dico la verità, sono anche contento che abbiamo perso in questo in malo modo. Spero in una reazione dei giocatori e secondo me comunque a Pozzuoli ce la possiamo fare. Sì, Pozzuoli ha battuto Teramo, la gara di sabato diventa un dentro fuori. Sì. Purtroppo il divario nella differenza canestro è minimo, visto che abbiamo vinto l'andata di solo due punti, quindi dobbiamo solo vincere, anche di un punto, ma è importante la vittoria di sabato prossimo. Siamo con Guglielmo Serazzi. Guglielmo, è arrivata una sconfitta abbastanza pesante, l'abbiamo già chiesto al coach, forse dopo la bella prova dell'andata ci si aspettava qualcosa in più oggi dall'Allianz. Sicuramente eravamo i primi ad aspettarci qualcosa in più, però niente, c'è poco da dire, sono stati più forti in tutto, hanno dominato dal primo all'ultimo minuto, quindi merito a loro che hanno portato questi altri due punti a casa, sono con un piede in Serie B. Noi niente, dobbiamo chiuderci, riprendere a lavorare, perché la partita di Pozzuoli è quella decisiva. Una delle chiavi della vittoria di Cefalù è stata sicuramente la loro infallibilità da tre, soprattutto il play Cooper. Li conosciamo bene, anche lì i primi due quarti ci hanno segnato 61 punti, segnando sempre. È una squadra forte che ha fatto il suo gioco, e l'ha fatto bene, ha fatto sempre canestro. Merito a loro, ti ripeto. Che aria tira nello spogliatoio? Niente, siamo giù naturalmente, perché prendere una scoppola del genere ti spossa, però da martedì si riprende a lavorare, fortunatamente niente è compromesso. Ci giochiamo tutti l'ultima finale a Pozzuoli e dobbiamo andare lì per vincere. Quest'oggi troppo forte Cefalù o troppo poco Ludas? Forte Cefalù sicuramente, non possiamo togliere a loro un grande gioco e una grande squadra. Però noi molli, non abbiamo approcciato bene la partita e solo a sprazzi abbiamo tentato di rimetterci in partita, ma non ci siamo riusciti mai praticamente. A Pozzuoli diventa una partita da dentro fuori, bisogna soltanto vincere. Sì, a Pozzuoli è la nostra partita decisiva per noi e decisiva per loro. Dobbiamo andare lì e per vincere, siamo una squadra che già l'ha fatto, siamo andati a Vieste a vincere, conosciamo, cioè, se non è la prima partita da dentro fuori per noi, quindi sono fiducioso, sono sicuro che andremo lì a fare la nostra partita con coraggio e cattiveria.